The comeback of the giant. 666 Maran. Scheletri. Io ormai vado a casa e ti smonto camera. Domani, venerdì 2 dicembre, noi mates saremo presenti all'Ocean di Napoli in via Argine per il fermacopia del nostro libro. Sabato 3 dicembre saremo al Gonzaga Comics and Games in provincia di Mantova, in un evento in cui ci saranno anche le nostre maglie, oltre ai libri ovviamente. Mentre domenica 4 torneremo in patria, in Toscana, a Grosseto, presso il centro commerciale Aurelia Antica, dove faremo il nostro penultimo firmacopia. Vi ricordo che il draft per il mazzo è molto lungo, le partite iniziano verso il minuto numero 8. Buona visione. Vi aspetto in tanti nei prossimi giorni, mi raccomando. Un'altra cavia è pronta per il draft. Cosa? Bene ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Clash Royale. Siamo tornati ancora una volta qui con un nuovo draft di Bauli Magici, stavolta in compagnia di Tudor. Bella. Tudor è conosciuto come il troller su qualsiasi cosa, ed però... è per questo che sono più che certo che trollerai anche oggi. No, il fatto è che qua non ci si può proprio giocare, nel senso, troll quando so giocare, però qua... Ok, quindi forse il non saper giocare mi permetterà di aiutare, no, te aiutare me, perché tu devi fare il mio mazzo e poi io devo vincere. Ok. Questo è il problema. Ok. Mo ti spiego come funziona. L'ultimo video con Suri ha fatto oltre 35.000 piace. Se arriviamo, wow, a 50.000, lo faccio fare a FaVJ, il draft, che neanche lui, vai, sa come funziona Clash Royale, quindi speriamo bene. Se arriva a 50.000, eccoci. Faccio anche io un video su Clash Royale. Perché non l'ho mai fatto? Però se arriva a 50.000 like... lo faccio anch'io. Vabbè, ci contiamo. Ci ho giocato ogni tanto a Clash Royale. Tipo, ci ho giocato per un paio di settimane quando era uscito. Mentre cagavi? A scuola, tipo. Abbiamo 6500 gemme pronte, minchia, per essere spese. Ma prima... spieghiamo cos'è. Fai? No, prima apri i bauli. Che abbiamo dei bauli omaggio. Ok, ma spieghiamo questo draft. Perché tu mi hai detto, tu non preoccuparti, è figo. Ma che stai cos'è? Tranquillo. Ora prendiamo le nostre vecchie ricompense per queste altre carte che avevamo sbloccato altre volte. Non c'è mai niente. Oh, mai una gioia. Non ho mai trovato un tubo. E va bene. Possiamo andare. Il mini pick, lì lo conosco. Noi andremo ad acquistare 8 bauli magici. Come saprai, ogni mazzo ha 8 carte. Quindi tu per ogni baule magico dovrai scegliere una sola carta dopo che le abbiamo viste tutte. Oddio, è complicato. Le scriveremo su un foglio. Quando avrai scelto le carte, io dovrò giocare col mazzo. Però devi cercare di fare delle scelte congruenti. E io ti faccio le dita. Non è difficile, allora. Dai, apriamone uno per volta. Vai. Uno per uno. Inizia tu. Se trovi la cimitero, vola tutto perché è l'unica leggendaria che mi manca. La cimitero, fermo. Gigante. Devo scrivere. Dov'è la penna? Qua. E grazie, frate. Gli sgherri. Non stanno uscendo neanche brutte carte. Di solito mi escono sempre gli spiritelli mortaio del fuoco. Questo è figo. La capanna. Ok, 11 capanne. Capanna goblin. Vai avanti, ti prego. Vai. Oddio. Zitto, gol. Ghiaccio. Ti supplico. Oddio. Zitto, fermo. Allora ti metto questa, se forte. Fermo, zio, c'è una leggendaria. Che ne sai? Perché Ah, è vero. Sono già uscite le rare, non ci credo. Chiudi gli occhi. No, zio, no, voglio vedere. Quale cercavi tu? La cimitero. Mi dispiace, però è figa. Ma porca puttana. Dai. Ma dai, sto cazzo, dai. Ah, è figa, lo stregone di ghiaccio. Questa, tra l'altro, è stata la tua prima leggendaria che hai trovato, no? Ma che cazzo, ti lamenti dello stregone? No, è che volevo la cimitero. Goblin, golem, di ghiaccio, drago. Guarda, io ti lascio. Ti lascio lo stregone. Mi lasci lo stregone? Sì. Allora lo posizioniamo nel primo posto, lo stregone. Ok. Così facciamo in ordine il mazzo. Io ti dico la verità, lo stregone a me non piace così tanto quanto immagino. È figo però. Sì, è in difesa è buono, però in attacco non mi piace per niente. Cosa avresti preferito, il drago? Forse avrei preferito il gigante royale. Però così ti condiziono le prossime scelte. Dai, andiamo col secondo baule. Vai. Vediamo un po', un bel po' di oro, ovviamente fa comodo. The comeback of the giant. Erdomatore. Domatore dei cignali. Sgherri. Di nuovo. Vai. Puoi andare avanti. I goblin. Non male. Carini. Col coltello vanno a giro. Torre bombardiera. Ok, non usciranno mai le Efficaset. Mega sgherro. Questo è nuovo. Mega sgherro. Sì. È lo sgherro bello cicciottello che si è magnato il Pandoro. La specchio. Ok. In realtà in questo video devo aiutarti, no? O due. Certo, devi aiutarmi, devi creare il mazzo che pensi sia più forte per me. Abbiamo gigante royale, domatore di cinghiali, sgherri, goblin, torre bombardiera, mega sgherro, specchio. Io ti butto il mega sgherro perché non l'ho mai visto giocare. Mi dai il mega sgherro? È forte? È caruccio. Non impazzisco per questa carta. Ad esempio, il domatore di cinghiali forse ci avrebbe aiutato nella nostra strategia. Ma non importa. Dipende dalle tattiche. Vediamo cosa esce nel prossimo. La mia tattica è diversa. Mega sgherro. Non lo segniamo perché ce l'abbiamo già. Vai, Poi, mortaio.
Mortaio, io segno. Cavaliere. Cavaliere. Spiriti del fuoco. Spiritello del fuoco. Golem del ghiaccio. Ghiaccio. Torre infernale. E l'ultima epica, la veleno. Allora, qua non saprei come aiutarti. Questi sono spiriti del fuoco, cavaliere. Dai, ti do gli spiriti del fuoco. Ghiaccio. Lo difendi, no? Dai, frati, spiriti del fuoco. La torre infernale forse ce l'ha salvato. Potenziamoli, dai, potenziamoli. Sì, 50.000. Ciao, domani. La prossima volta, magari. 88 conferme. Vedi, tocco io, 88. Le frecce. Frecce. Ancora goblin. Una volta i goblin che riescono fuori. Hanno affilato il coltello e sono tornati. Mortaio ancora. Il mortaio is back again. Vuol dire che devo mettere per forza il mortaio. Non lo so, frate. Arcieri. Mini pecca. Mini pecca. Quindi se riesco a essere le epiche. Vediamo un po'. No. Golem del ghiaccio ancora. E per ultima, l'Arquix. A te la scelta, ancora una volta. Devi decidere tu. Ti ricordo, il mortaio è uscito per la quarta volta di fila. Secondo me vuole infilarsi nelle tue braghe. Ti piace? Ma scegli tu, io non ti voglio condizionare. Ti piace il mini pecca? Devi scegliere tu. Dai, mini pecca. Mini pecca. Mini pecca. Ti piace? Diciamo che se riesci ad arrivare sotto torre, è un titolo al culo, perché dà una botta che porca puttana, cade il re, la regina e tutti quelli appresso. Con questi due ti difendi, con questi un po' attacchi, metà mazzo già, sì, va bene. Ma se infatti siamo a metà. Okay. Il problema è che manca qualcosa di importante ancora, di fondamentale. Tipo un tank. Ad esempio. Poi magari lo troviamo, che è qualcosa di interessante che vuoi. Golem del ghiaccio. Qui sei considerato tank. Picchia solo le torri, è piccoletto, è congelato. E quando esplode, tipo fa freddo. Domatore. Domatore Ching. Cavaliere. Cavaliere. Fammi scrivere. A scarica. Ecco, delle carte che intervengono sull'andamento della partita potrebbero far comodo. Cucciolo di drago. Fra queste, quale ti piacciono? Domatore di cinghiali. E che cazzo, dov'era questa qua che volevi? Carte che aiutano durante la partita. La scarica. La scarica. È fortissima. È potentissima. Ma va. Oddio, non vinceremo mai. Scheletri, questo è forte. Ancora goblin. I goblin. E che cavolo. Mortaio. Ci sono 5 volte che esce il mortaio. Non lo mettiamo. Ah, Amsterdam is back again. Che belli. Tre moschettieri. Mega sgherro. L'abbiamo già preso. E Lord di Scheletri. Mi piacciono i tre moschettieri. Questo per adesso è il nostro mazzo. Vedi un po'. I moschettieri sono questi qui. È il trio. E mettiamo il trio. E mettiamo il trio, dai. Mettiamo il trio, costano 9. Ma va benissimo. 9. Va benissimo. 3.8. La passiamo, tranquillo. Stiamo fregando. Si può, come fai a passarlo? Tranquillo. 666, Amaran. Scheletri. Vai. Di nuovo, gli scheletri. Mi. Portaio di nuovo. Beh, il razzo è quella cosa che potrebbe cambiare l'andamento del gioco. Sì, no? Costa solo 6 di mana. Mega sgherro. Ce l'abbiamo già. Le frecce. Ancora i moschettieri. Ci avete rotto quelli. La mongolfiera. Le frecce, dai, sono buono. Le frecce? Le frecce. L'hai detto? L'ho sì, detto. Cazzo. Smettile subito. Capanna di barbari. Scrivi. Golem del ghiaccio. Orda di sgherri. Mega sgherro, niente. No, zio, se escono tre epiche, c'è la leggenda di nuovo. 2! Va benissimo, va benissimo! No, non va benissimo! Ah. Fanculo. Che bella scrittura hai, frate. Grazie. Guarda, io ti butterei un golem perché non c'è nessun tank. Qual è il golem? Golem di ghiaccio. Guarda che forte. No, zio, lo odio. No, zio, fidati. No, zio, lo odio. Tu stai tranquillo. Lo odio, mi sta qui il golem di ghiaccio. Ti insegno le tattiche, guarda. 3 partite. Se ne perdo 2. Quante cose dobbiamo fare? La terza lo giochi te. Ah. Dobbiamo fare almeno 6 colori. Ti piace vincere facile, sì, eh? Ponci, ponci, poro, po. Ah. Allora, adesso butteremo il golem di ghiaccio. Bravo. Che capirai non essere un tank. Quello è un tank. Ma guarda che pure il tuo è un tank. Sta zitto. Il mio non è un tank. Che cazzo gli invento io adesso? Non puoi buttare entrambe le cose che rallentano. Perché no? Non sai giocare. E quello? Porca puttana. Lo devo tirare giù in qualche modo, sì, zio. Sì. E come? Spiritelli del fuoco. Ma no, ci pensa lui. Però c'è un problema. Te l'ammazza tutti è quanti. È che esplode adesso. Che cazzo gli faccio io? Aia. Devo tirargli giù quell'aggeggio. Sennò perdo la torre. Va benissimo. Oh mio Dio. Che sciotto. Lui non c'ha più mana, vai. Lui non ha più mana, questa è una tua idea. Spero che butti degli sgherri o qualcosa del genere. Vai, vai. Ce li ha? Vai. Non ha buttato niente, frate. Questa è nostra, Ste. Oh, che zitto, zitto, zitto. Cos'è che roba? È la torre infernale, te la devi mettere tu. Però sta andando bene. Va benissimo. Sta andando molto bene. Oh, abbiamo già preso la corona. Oh, se famo 3 stelle, spacchiamo un letto. No, è impossibile fare 3 stelle. Poi il letto l'ha già spaccato Sasha. Allora rispacchiamo. Ora voglio vedere. Guarda, guarda quanto è inutile. Guarda. Vai, 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 vai. Non vai. Fa niente. È fortissimo, Ste. Non fa niente. È fortissimo. Guarda il danno che sta fa. Facendo tutto il mega sgherro. Tutto lui fa sta cagare. Facendo. Pazientiamo. Lui c'ha metà torre. C'ha. C'hai ragione. Ce la puoi fare. Attento alla regina. Devo buttare questo per forza. Sì, 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 sì. Qua sì. Sotto. E aspetta, tremo scoppiare. Però la regina me la levo. Con questi ci arrivano. Bravissimo. Sì. Ci arrivano. E saltate, fine. Guarda. Ok. C'ha ancora vita. Va benissimo, però. Sicuro. Uh-huh. Vabbè.
Dai, sta botta. Però va benissimo, ti sei difeso almeno. Ok, allora, quindi cosa facciamo? Attacchiamo. Io andrei per moschettieri, andrei poi. Sei sicuro? Difenditi e poi vai avanti con i moschettieri. Ok, quindi dobbiamo andare prima un'orda. Difenditi. Ma chi se ne frega di una strega? No. Adesso va bene, va bene. Shotti poi dove avanti? Tranquillo. Dovrebbero sorpassarlo, giusto? Vai. Esatto. Aspetto a metterlo. Va benissimo. Vai, siamo così. Salvi. Sei così, raga. Tre corone, frate. Spannavo tutto a merda. Cazzo. Vedi quanto è forte il deck. E dai. Vedi che è forte. Mi sei piaciuto. Alle prossime tre corone, lo vedi quel quadretto? No. Quello deve volare. No. Io ormai vado a casa e smonto camera. Tre corone con la prima partita. Vabbè, allora vinciamo anche questa. Certo. Aspettiamo. Allora, la strategia è questa. Partiamo da dietro le torri. Bravo. Con il golem di ghiaccio. Bravo. Che fa schifo, però fa paura. Guarda che è forte. Ok, lo dici tu. C'è il gigante. Il gigante. Benissimo, benissimo. Ci serve il mini pecca per il gigante, però. Lo butto di qua? Sì. Lo stai dicendo a caso? E che te posso di ste? No, quello l'ho visto anche l'altro giorno. Quello è un problema. Quello è bruttina, sì. È un problemone, zio. Spiritelli del fuoco per togliere un po' di danno e mini pecca. Aspetta, no, prima fallo sparare, falla sparare. Prima falla sparare! Ma no, la tua torre! Va benissimo, l'hai ucciso, va benissimo. Cioè, okay. In realtà siamo riusciti a counterarlo? Va bene, niente bene. Perché non va bene? Però guarda che siamo in vantaggio, però adesso devi difenderti e non sarà semplice. Ci difendiamo. C'è anche il minatore, attento. Metto questo come tank, piglia di colpi, stronzo! Ho messo una carta brutta. L'hai presi. Zitto. No, sì. È andata giù? Minchia. Mi ha shottato tutto. Perché fra... non si gioca così con questo deck. Cioè? Lo dovresti sapere. Che devo fare? Non ho mai idea. Vai. E spaccagli tu! Vai! E buttalo! Oh! Ha preso la torre. Fate. Benissimo. E ma ora? Aspetta, occhio al caso. E mo sono cazzi. E adesso? Non lo so. Vai, bravissimo. Il stregone muore così col mini pecca. Poi questo adesso voglio... caccia fuori tre... Non lo so. Okay. Caccia fuori tre moschettieri adesso. E dove li metto? Li metti da appena il pecca va avanti. Arrivi a 10, cacci il golem di ghiaccio e poi cacci tre moschettieri. Ok, quindi prima arrivare a 10, ma c'è quello? Cazzo, non lo so, fra. Non lo sai? Bocca al lupo. Andiamo a sinistra, quello muore lo adesso. Shotta. Sì, assolutamente. Andiamo di qua. Vai di là. Tre moschettieri dietro? Vai. Appresso! Io l'ho rimessi di là, l'avevo messi. Perché? Shottavano anche la scintilla intanto. Ammazzo con questa la scintilla. Non ce la farai mai. Sì, ce la fanno, quasi. Va benissimo. Muoio. Oh no, devi buttare. Sì, c'ho zitto, qui va bene questo. Quello muore. Muoiono tutti. Zitto. C'è il vantaggio. Butta subito. Adesso aspetta per un istituto sentieri. Vado? Vai. So giù. Sono giù. So giù, raga. Vai. Ok. Oh, in base. Zitto. Oh, oddio. Abbiamo vinto? Non ci credo. Quasi. La vinciamo. Bravissimo, Ste. No. Bravissimo, va benissimo. Non so se ce la fa colpire. Abbiamo vinto, ci abbiamo anche le. Abbiamo vinto. Zitto. No, il quadro, no! E dai, le due corone! Cosa spacchiamo? Non spacchiamo niente, questa non è camera di Sasha. Io mi sento un po' Sasha quando gioca a sto gioco. Ma sì, ma siamo troppo forti. 5 corone in 2 partite. Non l'avrei mai immaginato. Ci manca una corona. Una ce ne manca. Se mi viene fatta 5. E ce ne mancano 6. Ah, totale. Beh. Quindi ne manca una. Quello è brutto, Molto. Però se metti i moschettieri lo shottano, Vai, metti i moschettieri allora. Li metto? Mettili. Vai. E cacciateglielo giù qua a me. Vai, va bene, va benissimo. Metto anche loro? Gliela shotti sta torre, gliela shotti. No. Più o meno. Vabbè, comunque abbiamo fatto un bel po' di danno alla torre. Cazzo, abbiamo shottata. Mettiamo il mini pecca qua. Aiaiaia. Però mi sta attento. Devo tankare sti danni con lui. Sì. Non deve morire il mini pecca, non deve morire. Non tanca nulla quel coso, Sì, perché si prende i colpi dei barbari. Guarda, si prende i colpi della principessa. Va benissimo. Va avanti e poi va a finire male, vabbè. Dettagli. La scarica, visto? Va bene. Quella che serviva a noi prima. Adesso, stato non è inutile che ti difendi, aspetta e butti insieme il domatore con i tre moschettieri. Domatore con i... Come faccio a buttare il domatore con i moschettieri? Non lo so. Tempo che ricarichi il malo, sai giocare un minimo. No, io devo shottare quello, zio. Subito. Sennò mi rovina tutto. Vai. Rovina il piano. Ok, adesso però non so se riesco a... Ce la fai. Per lui? Vai. Va benissimo. Ok. Dai, e picchia... sta fa malissimo. Però fa malissimo tutto qua. Tutto molto male. Questi barbari sono molto forti. È più che altro che ci ha tirato la cosa lì. Tanca a merda. E freccetta. 500-800, siamo in svantaggio, frate. No, tranquillo. Vai. Il problema... No. Merda. Sì. È andato bene. Ok, butta subito qualcosa lì. Il domatore devi domatore? Buttare. Vai. Ok, ce l'ho, c'ho tutto giù. Va benissimo. Frecce qua. Bravissimo. Dove sono le tue moschette? Ok, un altro. No! Non ce l'ha fatta. Qua la prendiamo. Subito, difenditi. No, troppo. No, c'è la principessa. Che gli faceva la principessa? Devi subito prendere il domatore, c'hai 18 secondi. Ok. L'unico modo è questo. Domatore.
Non ce l'ho! Domatore. Non ce l'ho! Domatore, Non ce l'ho! Vai, non lo so! Vai, merda! Vai, vai! Set. No! No! Sento! No! Sento! No! No! No. Oh mio Dio! Oddio! Oh mio Dio, non ci credo! Non ci sto credendo! Oddio! Non ci sto credendo, frate, non ci sto credendo, non ci sto credendo, non ci sto credendo! Però, se la vinciamo, non ci sto credendo! No, qui vola tutto! Qui vola tutto, vola tutto, vola tutto! Oh mio Dio! 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 1300! Aspetta però, frate. Cosa? Che cazzo fai, mo? Mo, sono morto, dici? No, però è brutta la situazione. Zitto! Non è brutta, non è brutta! Adesso non è brutta, non è brutta! Che siamo ancora vivi, frate! Cacciagli giù quella merda! Io andrei violento sulla torre centrale. Dici? Tre moschettieri. Tre moschettieri. Prima questo? Vai, tre moschettieri adesso. Sti cazzi della regina. Vai. Butta la furia se ce l'hai. Non ce l'ho la furia. Mi spiace. Vai. Che cazzo fa una feccia? Oh, ma questo mi sta sfondando la base intanto. Ho capito. Oh cazzo. No! Mi dispiace. Però ho fatto un recupero assurdo. Bellissimo. Mi è piaciuta troppo questa foto. Epica. Dai. Epica partita. Mi ha appena inviato una foto un mio fan dicendo che ci ha trovato la cimitero dentro. Quindi mi ha fatto rosicare. E quindi dobbiamo batterlo. E qui dobbiamo trovarlo anche. Più o meno. Cari amici, io direi che questo video termina qua. Il mazzo di Tudor era veramente una bomba. Abbiamo rischiato di vincere anche la terza e abbiamo perso per veramente poco. Pollice in su, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Poi stai per Tudor è tutto. Bello! Bye. Se ne fa due spaghi ho fame. Tu non stavi a dieta? Ah, sti cazzi. Insalata? Va bene.